Allora, buongiorno a tutti e benvenuti al secondo webinar dedicato alle spese di personale e la nuova contabilità. Questo webinar è intitolato Domande e risposte proprio perché i nostri relatori risponderanno alle domande che sono pervenute lo scorso webinar che si è tenuto il 3 aprile, quindi la settimana scorsa. Essendo state veramente tante le domande che ci avete posto, abbiamo appunto impostato un webinar che è dedicato alla risposta a questi vostri quesiti. Allora, abbiamo gli stessi relatori della scorsa edizione, quindi la dottoressa Sara Zaccaria, che oltre che essere dirigente dell'area bilancio del comune di Fiumicino, è anche vicepresidente ARDEL, cioè l'Associazione dei Ragionieri degli Enti Locali per l'Italia del Centro Nord. Abbiamo poi, come nella scorsa edizione, il dottor Canossi, che è esperto ANCI ed IFEL, nonché attualmente responsabile dell'Ufficio Organizzazione e Disciplina del Lavoro dell'Unione di Comuni Terre di Castelli. Allora, dal punto di vista tecnico, se avete qualsiasi tipo di problema, come al solito potete contattare tramite chat richiedendo appunto assistenza tecnica e i nostri tecnici interni vi daranno una pronta assistenza, sia per motivi di carattere audio che di tipo appunto visivo. Il webinar di oggi sarà strutturato in questo modo. La prima parte è dedicata alla risposta ai quesiti inerenti le spese di personale e in generale quindi dei quesiti inerenti la contabilità, a cui darà risposta la dottoressa Zaccaria. Nella seconda parte interverrà invece il dottor Canossi, che darà risposta ai quesiti di natura prettamente giuridica. Al riguardo, poiché abbiamo appunto potuto appurare che sono tantissimi i quesiti che ci ponete di natura prettamente giuridica, presumibilmente nelle prossime settimane attiveremo un webinar dedicato alla risposta di queste tipologie di domande. Visto che il webinar di questo filone è dedicato invece alle spese di personale e alla nuova contabilità. Pertanto le materie e le domande di tipo giuridico verranno affrontate al dottor Canossi in un webinar dedicato appunto a queste questioni. Io non mi dilungo oltre e lascio la parola alla dottoressa Zaccaria. Benissimo, buongiorno a tutti gli ascoltatori e un benvenuto anche da parte mia a questo secondo appuntamento sul tema delle spese di personale e soprattutto alla luce della nuova contabilità e la legge di bilancio 2017. La scelta che abbiamo operato insieme al dottor Canossi e quella dei colleghi di IFEL e dell'ANCI è stata quella di ritornare sul tema oggetto del webinar, alla luce, come diceva Carla Giorgio, dei numerosissimi quesiti giunti da vari colleghi che ci hanno seguito e che fanno emergere con tutta evidenza le difficoltà con cui gli operatori giornalmente si trovano a confrontarsi, la difficoltà di orientarsi in un quadro normativo e giuridico e giurisprudenziale che fa emergere un livello di stratificazione e di complessità ormai che ha raggiunto livelli insostenibili. Che finisce anzi di aumentare il grado di disorientamento degli operatori. In questa ora e mezza ci occuperemo quindi sia della parte più strettamente contabile, quindi dei riflessi sul bilancio, rendiconto, sulle sanzioni che producono dinamiche economico-finanziarie sulle spese di personale, e una seconda parte più prettamente giuridica sul regime vincolistico e giuridico in tema di assunzioni. E cercherò, per quanto riguarda la parte che è stata a me assegnata, di fare un focus particolare
alla luce dei numerosissimi quesiti pervenuti sulle spese di personale, alla luce delle regole di finanza pubblica, ovvero sul saldo, facendo una differenziazione di quello che è il sistema sanzionatorio, rispetto in vigore già in essere dal 2017 e quello invece che si dovrà applicare dal 2018 per effetto del pareggio, di bilancio del 2017. Per la seconda parte cercherò di concentrare l'attenzione e analizzare i quesiti pervenuti sulla contabilizzazione e l'impatto del nuovo contratto sul saldo di finanza pubblica, sul bilancio, sui rendiconti. Sono arrivate numerosissime richieste di chiarimenti su questi aspetti. E cercherò in questa fase di non dare per scontato alcuni concetti, perché anche dall'esame delle domande che ci sono pervenute, torneremo su alcuni concetti base, non me ne vogliano i ragionieri su questo aspetto, proprio perché cerchiamo in questo webinar di fornire un quadro esaustivo, sia ai responsabili, del personale e sia ai ragionieri, cercando di creare quindi un'osmosi di competenze tra i due ambiti, alla luce sia del regime vincolistico, del nuovo regime contabile, che necessariamente debbono interloquire. Il tempo è breve perché gli argomenti sono veramente tanti e soprattutto spaziano in tutti gli ambiti su cui hanno riflesso le spese di personale, e cercheremo di affrontare tutti questi temi anche con un certo grado di sintesi rispetto a numerosissime questioni che abbiamo sul tavolo da risolvere, e cercheremo, correndo un po' lungo le slide che abbiamo predisposte, che poi tra l'altro, come sapete di consueto, verranno messe a disposizione di tutti. In particolare, cerchiamo di affrontare la prima parte dei risvolti delle spese di personale sulle regole di finanza pubblica. Ho notato che numerose domande vertevano sulla questione di decorrenza delle sanzioni rispetto alla presentazione o meno del pareggio di bilancio, andando un po' a confondere i saldi di finanza pubblica 2016 in vigore con le sanzioni in vigore dal 2017 e il saldo di finanza pubblica in vigore dal 2017 con effetti dal 2018. Le domande che sono arrivate le scorreremo brevemente, vedremo poi di dare delle risposte alla luce delle analisi che andremo ad affrontare insieme. Una domanda, per esempio, che espone benissimo questo concetto è la seguente. Il collega chiedeva: che cosa succede se non invio la certificazione entro il 31 marzo del 2017? E chiedeva se il divieto di assunzione si verifica nel 18 e quindi concludeva nel 17 posso assumere? Andremo poi a vedere che non è così. La certificazione, chiedevano numerose domande sulla certificazione da inviare entro il 31 marzo. Andremo a specificare di quale anno stiamo parlando, il 31 marzo del 2017 e il 31 marzo del 2018, perché le risposte saranno differenti. Alcune domande chiedevano se il divieto di assunzione, con riferimento a quello, era assoluto o transitorio fino all'effettivo invio, sempre rispetto al pareggio di bilancio. Andremo poi ad affrontare anche questa questione. Altre domande, soprattutto sulle unioni di comuni e se siano o meno esentate dall'obbligo dell'invio della certificazione. Andiamo a vedere i soggetti assoggettati e non assoggettati e ho cercato di riassumere in un quadro riassuntivo quella che è il panorama degli enti che sono soggetti al pareggio di bilancio.
Alcuni comuni, alcune domande vertevano su questioni anche abbastanza specifiche, perché vedete nella prima domanda di questa slide si chiedeva se i comuni appartenenti al cratere sono soggetti o meno all'obbligo della certificazione, atteso che il DL 189 va a sospendere i termini di qualsiasi tipo di certificazione. Alcuni altri, appunto, sul divieto di assunzione, per esempio, in questo caso la Regione Sardegna concede contributi ai comuni che hanno subito una rilevante diminuzione degli occupati nel settore della forestazione. Il divieto di assunzione a qualsiasi titolo ricomprende anche le assunzioni di personale finanziate da questi contributi a specifica destinazione vincolata. La risposta sarà differenziata. Appunto, se andiamo a parlare, se stiamo trattando il saldo del 2016, e invece, se stiamo parlando delle sanzioni che entreranno in vigore, dal 2018 per il saldo 2017. Alcune domande poi il regime premiante, del saldo di bilancio e gli effetti sulle, assunzioni. Allargamento dal 2018 sulle assunzioni, per una percentuale, superiore dal 25 al 75%. Ma andiamo ad affrontare insieme i numerosi argomenti che ci troviamo a dover, gestire in questi giorni. Inizierei innanzitutto dal fare un punto di chiarezza rispetto al fatto che avremmo avuto dovuto mandare entro il 31 marzo del 2017 le risultanze del saldo di finanza pubblica relative all'esercizio finanziario 2016. In questo senso, ricordo a tutti che la legge di bilancio, in particolare il comma 463, conferma a tutti gli effetti gli adempimenti relativi sia al monitoraggio che alla certificazione del saldo di finanza pubblica dell'anno 2016, nonché quindi tutte poi le disposizioni riferite al sistema sanzionatorio con effetto dal 1 di gennaio 2017, quindi nell'anno successivo rispetto a quello dell'anno di conseguimento del saldo. E quindi l'effetto del mancato rispetto dal 2017. Vedete, saldo 2016, devo verificare le risultanze contabili sul 2016, devo certificare ed inviare queste risultanze entro il 31 marzo 2017. A questo punto, in caso di sanzioni per il mancato, speriamo di no, rispetto del saldo, le sanzioni avranno effetto dal 2017. Quindi attenzione, distinguiamo dall'effetto di decorrenza delle sanzioni. Alcune domande chiedevano di specificare quale tipo di certificazione da inviare, quindi entro il 31 marzo. Chiaramente, ho evidenziato questo aspetto, dobbiamo specificare il 31 marzo di quale anno stiamo parlando. Quindi, con riferimento al saldo di finanza pubblica da conseguire nell'anno finanziario 2016, dobbiamo fare riferimento al comma 720 della legge di bilancio 2016, per il quale stabilisce, che come di consueto, ciascun ente è tenuto ad inviare attraverso il sistema web, appositamente previsto, entro il termine perentorio del 31 marzo di ciascun anno, le risultanze, una certificazione sui risultati conseguiti, a valere sul saldo 2016, firmata digitalmente, come sappiamo, dal legale rappresentante, dal responsabile del servizio finanziario, dall'organo di revisione economico-finanziaria, ove previsto, secondo le modalità che poi vengono definite da successivi decreti. Quindi questo è l'aspetto rilevante. A questo punto, alcune domande chiedevano: ma quali sono le conseguenze per la mancata trasmissione della certificazione entro il termine del 2017? Attenzione, perché rimangono quelle previste dal comma 720 della legge di bilancio 2016. Quindi attenzione,
Non confondiamo con il nuovo regime vincolistico e premiante previsto dalla legge di bilancio 2017 a valere dal 2018. Quindi ricordiamo che il mancato invio entro il termine del 31 marzo del 2017 del saldo 2016 costituisce un adempimento all'obbligo del pareggio di bilancio. A questo punto, in caso in cui ciò si verificasse, abbiamo delle sanzioni che vengono applicate, dice la norma, nell'anno successivo a quello, diciamo, di competenza, anno 2017. Quali sono queste sanzioni? Ormai, diciamo, le conosciamo. Ciò che interessa in questa sede, in particolare, è il divieto di assunzione di personale a qualsiasi titolo, quindi senza nessun tipo di deroga rispetto al mancato conseguimento del saldo 2016. Vedete, le altre tipo di sanzioni rimangono quello dello scostamento, la riduzione del fondo di solidarietà comunale pari allo scostamento, le altre sanzioni, appunto, gli impegni per spese correnti non superiori a quelle dell'anno dell'inadempienza, il divieto di indebitamento e la sanzione riferita al 30% del pari all'indennità di sindaco e giunta per il mancato conseguimento del patto. Un'altra domanda, sempre su questo aspetto, se non invio la certificazione, a un certo punto un collega ha chiesto, entro il 31 marzo del 2017, il divieto di assunzioni si verifica nel 18 e quindi nel 17 posso assumere? Magari fosse così, in realtà, come abbiamo visto, e chiariamo nuovamente, se non invio la certificazione entro il 31 marzo del 2017, la certificazione è riferita al saldo 2016, le sanzioni si applicano dal 2017 e per cui nel 2017 non posso assumere, ripeto, a qualsiasi titolo. Il divieto di assunzione, chiedeva un altro collega, è assoluto oppure chiede se sia transitorio e che quindi questo divieto viene rimosso nel momento in cui invio la certificazione. Sempre parliamo del saldo 2016, ma questo è un'affermazione che ritroveremo anche per il 2017 e nel caso in cui la certificazione sia trasmessa, dice la norma, in ritardo, ma comunque entro 30 giorni dal termine stabilito per l'approvazione del rendiconto della gestione, che sapete essere il 30 aprile 2017, quindi aggiungo i 30 giorni a questo termine, andando a finire appunto verso il 30 maggio, e questa certificazione, sebbene trasmessa in ritardo, attesti il conseguimento dell'obiettivo di saldo del 2016. Il legislatore ci dice che si applicano, invece che tutte quelle sanzioni che abbiamo visto prima, le sole disposizioni del comma 723 lettera E, che sono quelle riferite al divieto di assunzioni di personale a qualsiasi titolo. Il legislatore ci ricorda anche tutti, qualsiasi voglia tipologia contrattuale, compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione e nonché i processi di stabilizzazione in atto. E ricordo il fatto divieto anche agli enti di stipulare contratto di servizio che siano elusivi di questa disposizione. Pertanto il divieto di assunzione, vedete, nel 2017 è assoluto e non transitorio per rispondere alla domanda del collega. Attenzione, questa domanda però ci deve, a mio avviso, far focalizzare l'attenzione e accendere una lampadina su questo nuovo adempimento che dobbiamo tenere a mente.
Perché sto parlando, questo divieto di assunzione transitorio ci fa venire in mente le nuove disposizioni previste dal comma 1-quinquies del DL 113 del 2016, che introduce delle sanzioni agli enti che non rispettano i termini previsti per l'approvazione di rendiconti, bilancio di previsione, bilancio consolidato, nonché il mancato rispetto del termine relativo all'invio dei dati al BIDAP, che sapete essere la banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche. Quindi, fermo restando la considerazione in base alla quale la mancata approvazione del bilancio di previsione del rendiconto crea di per sé, produce una procedura di scioglimento e sospensione dei consigli comunali e provinciali prevista e sancita dall'articolo 141 del TUEL, questa norma introduce una nuova sanzione, quella del divieto di personale, di assunzione di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale. In questo senso, il legislatore ci ricorda che anche in questa fattispecie sono ricompresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di somministrazione e nonché, di consueto, i processi di stabilizzazione in atto. Quindi, mancata approvazione del bilancio, mancata approvazione del rendiconto, mancata approvazione del consolidato, scioglimento del consiglio, ma anche divieto di assunzione personale a qualsiasi titolo. Mancato invio dei dati al BIDAP comporta anch'esso la sanzione del divieto di assunzione a qualsiasi tipologia contrattuale. L'unica avvertenza, e a questo punto richiamo il concetto di transitorietà del divieto, il divieto viene meno nel momento in cui gli enti adempiono o all'approvazione e all'invio dei documenti alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Ora, quindi, da quando dobbiamo dare attuazione a questo dispositivo? Innanzitutto, la norma ci ricorda che la decorrenza è a valere dal bilancio di previsione questo 2017, che appunto è scaduto al 31 marzo del 2017, il rendiconto del 2016 da approvarsi entro il 30 aprile 2017, bilancio consolidato che ricordiamo il cui termine è il 30 settembre 2017. Questi sono i termini dell'approvazione, l'invio alle banche dati. La norma ci ricorda, e poi successivamente anche attuata con un decreto, l'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche deve avvenire entro i 30 giorni successivi all'approvazione. Attenzione, su questo aspetto sono anche arrivate delle domande e anche tra gli operatori ci si è chiesto se questo divieto possa essere inteso come un divieto che vige fino al momento in cui non ottempero non approvo il bilancio di previsione o non approvo il rendiconto. Secondo un orientamento comunque di IFEL e degli operatori, è certamente sconsigliabile interpretarlo in questa maniera estremamente, a nostro avviso, restrittiva, ma questo tipo di interpretazione può dare poi comunque adito a dei blocchi di assunzione di personale che ricordiamo a qualsiasi titolo, non quindi solo a tempo indeterminato, più restrittivo rispetto a quello che il legislatore ha ipotizzato. A nostro avviso, il divieto scatta nel momento in cui è scaduto il termine. E io non ho approvato il bilancio, oppure è scaduto il termine dei 30 giorni successivi all'approvazione dei documenti e non ho provveduto all'invio dei dati. Quindi, per fare un esempio, oggi ci troviamo, in questo momento ci troviamo al 12 aprile, chi non ha approvato il bilancio di previsione del 2017 incorre nella sanzione momentanea del divieto di assunzione.
Però, per esempio, chi ha approvato il bilancio di previsione il 29 di marzo non incorre nel divieto di assunzione, ma si troverà in questo tipo di blocco nel momento in cui decorreranno i 30 giorni dal 29 marzo, quindi 29 aprile del 2017, e non avrà ottemperato all'invio alla banca dati delle amministrazioni pubbliche. Ci tenevo a chiarire questo aspetto. Ricordiamo che poi, una volta effettuato l'invio dei dati o l'approvazione, questo divieto viene rimosso e è in questo senso temporaneo. Andiamo invece ad affrontare il saldo di finanza pubblica relativo al triennio 2017-2019. Bene, ci troviamo nell'esercizio 2017. La legge di bilancio 2017, la numero 232 del 2016, prevede espressamente al comma 470 che ciascun ente, di nuovo, è tenuto ad inviare entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, quindi il 31 marzo del 2018, e l'anno di riferimento è il 2017. Cosa? Una certificazione dei risultati conseguiti. Quindi, pure qua non facciamo confusione, saldo 2017, invio certificazione entro il 31 marzo del 18, le sanzioni eventuali decorreranno dal 2018. In questo senso, sempre per rispondere alla domanda del collega, qual è la certificazione da inviare? In questo caso parliamo della certificazione riferita al saldo 2017 da inviare entro il 31 marzo 2018, riferimento al comma 470 della legge di bilancio 2017, la legge 232, in cui ci ricorda, con la stessa formulazione usata per il 2016, l'invio della certificazione entro il termine perentorio del 31 marzo, l'invio della certificazione sempre firmata digitalmente dal responsabile del servizio finanziario, rappresentante legale e organo di revisione. A questo punto credo sia importante fare anche un focus sugli enti che sono assoggettati alle regole di finanza pubblica e quelli che sono in particolare espressamente previsti sia dal comma 465 della legge di bilancio 2017, il cui prevede che il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica previsti espressamente richiamati dall'articolo 9 della legge 243 del 2012. Ricordiamo, la norma ci dice che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica questi enti: regioni, province autonome di Trento e Bolzano, le città metropolitane, le province e i comuni senza nessuna esclusione. Le unioni di comuni, ci sono arrivate parecchie domande sulle unioni di comuni. Sono esentate dall'obbligo dell'invio della certificazione? Sì, in quanto le unioni di comuni sono escluse poiché non espressamente richiamate dalla normativa tra gli enti soggetti all'obbligo del pareggio di bilancio, l'abbiamo visto nella slide precedente. Attenzione a questo punto a non fare confusione invece con quanto richiamato nella circolare numero 17 del MEF del 3 aprile del 2017, quindi di qualche giorno fa, sulla parte in cui richiama gli enti assoggettati all'obbligo del pareggio di bilancio, con particolare riferimento ai comuni derivanti che derivano da processi di fusione. In particolare, lo leggiamo insieme, il MEF ci dice che gli enti di nuova istituzione, i comuni che sono istituiti a seguito dei processi di fusione, quindi sia fusione per unione o fusione per incorporazione,
che comunque hanno concluso tali processi entro la data del 1 gennaio 2016, sono assoggettati all'obbligo del concorso agli obiettivi di finanza pubblica a decorrere dal 1 gennaio 2017. Per opera, questo del mille proroghe, il DL 210 del 2015. E questo aspetto probabilmente crea una certa confusione con il discorso dell'unione di comuni, ma ci troviamo di fronte a due fattispecie diverse. Ho ritenuto opportuno in questa fase fare un quadro complessivo degli enti che sono assoggettati al pareggio di bilancio anche con riferimento al patto di stabilità, quindi sia con riferimento al patto di stabilità, al pareggio di bilancio del 2016 e al pareggio di bilancio del 2017. E in questo senso, perché questa differenziazione? Intanto ricordiamo che il comma 762 della legge di bilancio 2016 ci ricorda che gli enti soggetti al patto di stabilità nel 2015 applicano il comma 562 per quanto riguarda il tetto di spesa, il tetto di spesa che devono osservare in tema di spese di personale. In questo senso, quindi, abbiamo differenziato fatto un po' di chiarezza in ordine al panorama delle varie tipologie di enti. Quindi abbiamo i comuni fino a 1.000 abitanti che nel 2015 non erano soggetti al patto di stabilità, mentre lo sono a decorrere dal pareggio di bilancio da conseguire nel 2016 e lo sono altresì per il pareggio di bilancio 2017. I comuni sopra ai 1.000 abitanti erano soggetti al patto di stabilità nel 2015, quindi dovranno applicare il tetto di spesa del personale sancito dal comma 557 del 2006, devono sottostare chiaramente al pareggio di bilancio nel 2016 e nel 2017. Ora qui facciamo la distinzione, appunto già evidenziata in precedenza, i comuni di nuova istituzione e derivanti da fusioni non erano soggetti al patto di stabilità, non erano soggetti al pareggio di bilancio nel 2016, lo sono a decorrere invece dal 1 gennaio 2017, secondo quanto abbiamo richiamato nella slide precedente. Le unioni di comuni, ribadiamo, non sono soggetti né al patto di stabilità, né al pareggio di bilancio 2016, né tantomeno quello del 2017. Province e metropolitane, sì, su tutte le varie fattispecie di patto di stabilità, pareggio di bilancio. Ora, sul sistema sanzionatorio e premiante, con riferimento in particolare alle spese di personale, mi è sembrato utile riassumere quelle che sono le diverse fattispecie in cui ci possiamo trovare in ordine alle adempimenti obbligatorie sul pareggio di bilancio e quindi quali sono i riflessi in tema di regime vincolistico sulle assunzioni di personale. In questo senso, la legge di bilancio del 2017 va a innovare e a differenziare le varie casistiche e fattispecie in cui ci possiamo trovare rispetto agli adempimenti saldo di bilancio 2017. Quindi ricordiamo, ci troviamo nel 2018 in questo caso, dobbiamo conseguire il saldo nel 2017. Se lo mandiamo in ritardo, quindi andiamo a vedere se cosa succede se inviamo la certificazione con ritardo, se la mandiamo in ritardissimo, se manchiamo il saldo per una percentuale superiore al 3%, oppure inferiore. Vedremo, facciamo un po' di chiarezza su quelle che sono le differenziazioni rispetto a queste varie casistiche. Ci troviamo
Nel caso peggiore, nel primo caso abbiamo mancato il rispetto, non abbiamo raggiunto il saldo del 2017 per un importo che va oltre il 3% delle entrate finali accertamenti. Bene, quindi prendo gli accertamenti, calcolo il 3% e vedo se ho sforato il saldo rispetto in misura superiore. Se mi trovo in questa fattispecie qui, il divieto di assunzione scatta la sanzione, ripeto, dal 2018 a qualsiasi titolo, assunzione di personale a qualsiasi titolo. Però, e questa è la novità che dobbiamo tenere a mente, il legislatore, e questa è stata una grande novità e conquista anche da parte di ANCI, sulla possibilità, diciamo, vedete nella colonna ho scritto possono, tra virgolette, una specie di deroga. È vero che mi trovo in questa fattispecie un divieto di assunzione a qualsiasi titolo, ma posso assumere personale a tempo determinato. L'abbiamo visto poi nel corso dello scorso webinar, massimo per 12 mesi, massimo fino al 31-12 dell'anno successivo, quindi 18, unicamente per garantire le funzioni di protezione civile, polizia locale, istruzione pubblica, settore sociale, però nel rispetto del primo periodo del comma 28 dell'articolo 9 del DL 78-2010, che è quello, ricordiamo a tutti, regime vincolistico in tema di spese di personale flessibile, però con riferimento unicamente al primo periodo, non quindi quello riferito alle collaborazioni coordinate e continuative, su cui vi invito, a risentire lo scorso webinar su cui il dottor Canossi si è lungamente, cioè, illustrato correttamente, nello scorso webinar. Quindi, attenzione, ci troviamo nella seconda casistica invece, abbiamo sempre non rispettato il patto di stabilità. Il patto di stabilità, il rispetto del saldo di pareggio di bilancio del 2017, però per un importo inferiore al 3% delle entrate finali. Quindi vi è in questo senso un'attuazione della graduazione delle sanzioni che era stata invocata dal legislatore nella legge 243 del 2012. E è il primo anno in cui in questo senso viene data piena attuazione. In questo caso, quindi second best, o meglio, ci troviamo sempre in una situazione critica rispetto al mancato conseguimento del saldo. In questo caso, però, il legislatore ci dice: bene, la sanzione è il divieto di assunzione a qualsiasi titolo, ma solamente per il personale a tempo indeterminato. Ciò vuol dire, quindi lo dice espressamente, solamente per il personale a tempo determinato, ciò vuol dire che le assunzioni a tempo determinato sono consentite, anche con riferimento non solo a quanto visto in precedente per garantire funzioni di protezione civile, ma tout court a tempo determinato, sempre nel rispetto chiaramente dei vincoli di spesa e del tetto di spesa del personale di cui abbiamo ampiamente dibattuto nei webinar precedenti. Ci troviamo di fronte a un'altra casistica. Certificazione inviata dopo il 31 marzo del 2018. Quindi, legislatore, abbiamo visto prima, se tu non invii la certificazione entro il 31 marzo, costituisce inadempimento. Ma in questo caso ci siamo ricordati il ritardo, ma l'abbiamo inviata entro il 30 aprile del 2018, entro 30 giorni successivi. In questo caso, la certificazione, che chiaramente è una certificazione positiva, si è comunque conseguito il saldo. La slide è venuta un po' più sintetica e poi quelle che pubblicheremo saranno integrali perché ha mangiato un pezzettino di testo successivo. Chiaramente la invio dopo, ma la certificazione riporta un saldo conseguito del 2017. In questo senso,
Scatta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo solamente per il personale a tempo indeterminato, sempre il legislatore ci va a chiarire, quindi anche qui le assunzioni a tempo determinato sono consentite. Abbiamo quarta casistica riferita alla certificazione inviata con un ritardo superiore a quello visto in precedenza, sempre in cui si prevede il rispetto del saldo, altrimenti ricadiamo nelle sanzioni di cui ai punti 1 e 2, inviata dal revisore che in questa veste assume, dice, la norma ci dice, la veste di commissario ad acta. Quindi commissario ad acta che redige la certificazione e la invia in un tempo, in un lasso di tempo che va dal 30 aprile, oltre il 30 aprile, dal 1 maggio al 30 giugno, quindi del 2018. In questo caso, sempre nella fattispecie in cui io conseguo il saldo, di pareggio di bilancio, scatta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo, a questo punto, tutte, sia a tempo determinato o indeterminato, con la possibilità della deroga, però, che abbiamo visto in precedenza, quindi personale a tempo determinato possibile assumere, però solamente quello per garantire le funzioni di protezione civile. Questo in quanto l'articolo in questione richiama integralmente le sanzioni previste dalla lettera E, in cui sono richiamate tutte le sanzioni, sia il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e la possibilità di assumere personale a tempo determinato solo per garantire le funzioni di protezione civile. Quindi attenzione perché abbiamo una gradazione rispetto alle varie fattispecie. Ora, alcune questioni poste, la Regione Sardegna, per esempio, questa era una domanda molto focalizzata su una tematica piuttosto particolare, che però può essere poi estesa anche a tutte le altre casistiche. Chiedeva se il divieto di assunzione personale a qualsiasi titolo comprende anche assunzioni che sono finanziate da questi specifici contributi che hanno una destinazione vincolata. Io a questo punto la norma chiaramente non ammette deroghe se non espressamente previste a livello normativo, no? Quindi per quanto riguarda il saldo del 2017, rinvio a tutte le considerazioni fatte nella precedente slide, quindi la risposta sarà differenziata se non ho conseguito il patto per un importo superiore al 3% delle entrate finali o inferiore, se l'ho inviato in ritardo o meno, quindi in questo senso posso ricadere nelle fattispecie di tempo di divieto di assunzione a tempo indeterminato, a tempo determinato. Per quanto riguarda invece le sanzioni previste a decorrere dal 2017, quindi del patto del 2016, mi sembra chiaro che il legislatore abbia previsto una norma abbastanza tombale, in cui prevede espressamente il divieto di assunzione a qualsiasi titolo. Per quanto riguarda invece il sistema premiante, i riflessi che questo ha sulla materia del personale, abbiamo richiamato l'altra volta la particolare norma sul sistema premiante, ovvero tutti gli enti che conseguono il patto, ma lo conseguono lasciando un margine, un raggiungimento, un saldo positivo che è inferiore all'1% degli accertamenti delle entrate finali, dà la possibilità di premiare questo comportamento virtuoso perché lo vede come comunque un'azione, un'attività da parte dell'ente che possono essere tutte le misure atte a raggiungere questo obiettivo specifico, non andare in overshooting, e per cui prevede un regime più allargato del turnover, in quanto la percentuale nell'anno successivo, quindi attenzione, dal 2018,
per cui la percentuale del turnover viene innalzata dal 25% al 75%, sempre che l'ente rispetti la media rapporto tra dipendenti e popolazione rispetto che sia inferiore rispetto al rapporto previsto per gli enti dissestati. Ora, la domanda che viene fatta dal collega dice: ma siamo sicuri che questo limite non valga per gli enti sotto i 10.000 abitanti? Ma in realtà non è che non vale per gli enti inferiori sotto i 10.000 abitanti, ma quello che ponevamo noi in risalto era che questa norma di fatto non incide in maniera, non incide in alcun modo per gli enti sotto i 10.000 abitanti, proprio perché loro hanno già il turnover al 75% e non andrebbero a migliorare la propria condizione che è già stata sancita dal comma 228 della legge 208 del 2015. Tant'è vero che l'ANCI in questo senso ha più volte presentato degli emendamenti per convertire effettivamente in una norma premiante rispetto a questi tipi di enti che già si trovano ad applicare il 75%, per esempio prevedendo un allargamento al 100% del turnover. Ora, le altre tematiche riguardano specificatamente tutte le tematiche, le domande che sono arrivate sono sull'impatto sul bilancio, sia del rinnovo contrattuale, sul saldo di finanza pubblica, sul bilancio, sul rendiconto. Sono arrivate le domande più disparate in ordine a questi aspetti. Perché, come abbiamo visto benissimo, questa è una materia che ha una stretta connessione tra regime vincolistico a livello giuridico e comunque poi un enorme impatto a livello contabile, soprattutto per gli elevati importi che comunque le spese di personale poi rivestono all'interno del bilancio. Ora, tante domande hanno, riguardato in particolare, vedete nelle prime domande, l'applicazione dell'avanzo vincolato per l'erogazione degli arretrati contrattuali del nuovo contratto collettivo, come si interfaccia con il rispetto del pareggio di bilancio, dato che rileva le spese del titolo primo, ma non l'applicazione dell'avanzo, ovvero il collega chiede: ma se per effetto delle disposizioni in merito al rinnovo contrattuale, il legislatore armonizzato ci chiede di accantonare le somme nel bilancio di previsione, o per esempio già a livello di rendiconto 2016 e poi bilancio di previsione 2017 ci dice espressamente di accantonarli in specifici capitoli che poi non dovranno essere destinati in avanzo e quindi non impegnati, ma come poi questo impatta sul pareggio di bilancio? Beh, abbiamo visto che allora, per il primo anno di accantonamento avrà un effetto benefico sul bilancio perché abbiamo visto che tutti i fondi, rischi e spese potenziali non entrano nel pareggio di bilancio. Il problema lo avremo nel momento in cui dovremo applicare questi avanzi vincolati per andare a impegnare effettivamente le somme da erogare, quindi con impegni effettivi da erogare sul bilancio, perché come sappiamo l'applicazione dell'avanzo non è rilevante tra le entrate finali, chiaramente non fa parte delle entrate finali, l'applicazione dell'avanzo non entra nel pareggio di bilancio e quindi mentre avremo quindi da un lato l'entrata derivante d'avanzo vincolato che non rileva, mentre avremo corrispondentemente gli impegni finanziati con l'avanzo negli anni successivi, poi dovremo cercare di valutare se
In termini di spazi finanziari che poi abbiamo negli anni successivi, derivanti appunto da, fondo credito di esigibilità, dal rimborso dei mutui e dai fondo rischi, comunque ci crea un minimo di flessibilità rispetto a questo senso. Però chiaramente è una preoccupazione che investe tutti. Gli operatori, considerate che addirittura dal 2020 anche il fondo pluriennale vincolato derivante l'avanzo non potrà essere considerato nel saldo di bilancio, quindi giustamente è una dinamica che dovremmo comunque cercare di presidiare. Vedete che le altre domande vertono appunto sempre sul pareggio di bilancio e sui limiti di spesa di personale. Ricordo a tutti che l'accantonamento degli aumenti, gli spese e gli aumenti contrattuali non rilevano ai fini dei limiti di spesa del personale, commi 557 e 562. In questo senso quindi non ci dobbiamo preoccupare. Un collega chiede se ho chiuso il rendiconto 2016 e non ho accantonato nulla, cosa posso fare? In realtà su questo aspetto, andando a leggere i principi contabili, il legislatore ci dice che sarebbe auspicabile accantonare proprio perché è una spesa potenziale e quindi in questo senso se andiamo a accantonare le somme, non mi sembra che parli di obbligo. Pertanto, se non l'ho fatto col rendiconto 2016, lo andrò a fare con il bilancio 2017, andando a calcolare anche la somma che avrei dovuto accantonare, e quindi provvederei in questo senso. Un'altra domanda del collega chiede: ma il fondo delle risorse umane, quindi articolo 15 del CCNL, immagino, reimputato nel 2016? Ci parla di questa fattispecie. Le economie successive che confluiscono nel fondo del 2016 devono essere coperte con avanzo o entrate del 2016 o continuano a rimanere coperte da FPV? Allora, su questo aspetto, quindi per capire, ci troviamo, se ho ben compreso la domanda, di fronte a questa fattispecie. Abbiamo delle economie che ha provocato il fondo del 2015. Se abbiamo delle economie a valere su un fondo e queste economie devono essere, diciamo, rifinanziate, riconfluite nel fondo del 2016, a mio avviso, poiché l'obbligazione giuridica deve essere perfezionata, atteso la possibilità dal punto di vista giuridico di far confluire le economie del fondo dell'anno precedente sul fondo risorse umane dell'anno successivo, a livello contabile, poiché l'obbligazione giuridica rispetto a queste economie viene meno perché è necessario un nuovo contratto decentrato annuale che vada a correttamente a costituire il fondo e ad accertare se la possibilità di poterle utilizzare queste economie, queste economie vadano perché non c'è l'obbligazione giuridica, vanno in avanzo e poi se possono essere utilizzate a livello normativo, l'avanzo dovrà essere applicato nell'anno di costituzione del fondo e quindi non viaggiare attraverso l'FPV, il fondo pluriennale vincolato, perché per la costituzione del fondo pluriennale vincolato l'obbligazione giuridica è perfezionata. In questo caso invece parliamo di economie, quindi resti che devono essere poi vincolati da un'obbligazione giuridica che è il contratto decentrato. Le domande sono veramente tante, non vorrei sottrarre troppo tempo a quelle successive del dottor Canossi sul regime vincolistico a livello di assunzioni, su quale avete sentito ci sarà un webinar specifico su questo aspetto, perché vi assicuro, sono arrivate veramente molte.
Proseguo nei numerosi quesiti che sono arrivati, sui temi più disparati. Quest'altro quesito riguarda l'aspetto della trattazione, del tetto di come computare il calcolo del limite dell'articolo 557 della legge 296 del 2006. E quindi in ordine come lo dobbiamo trattare rispetto al calcolo che siamo chiamati a fare. In questo senso, appunto, la collega o il collega, non ricordo, richiama correttamente la delibera della sezione autonomie, la numero 16 del 2016, che invito tutti ad esaminare. Perché in questa sede, ricordiamo, l'abbiamo affrontato anche la scorsa volta, la sezione autonomie si pronuncia in particolare numerose sezioni avevano rimesso alla sezione autonomie la valutazione se sia cogente o meno, era cogente o meno il calcolo, il limite di spesa dovuto al rapporto spese di personale e spese correnti, quindi la lettera A del 5557, che poi è stata successivamente eliminata, abrogata dal DL 113. Ma in questa sede quello che è importante, io invito a veramente a rileggerla, perché si affrontano gli aspetti controversi rispetto al computo della spesa di personale, perché qui ci troviamo di fronte al diverse dinamiche contabili, per cui abbiamo in maniera preponderante come gioca il ruolo del fondo pluriennale vincolato in entrata e in spesa. In realtà la sezione autonomia è molto chiara in questo senso, ci dice espressamente che dobbiamo applicare il principio contabile rispetto alla competenza finanziaria potenziata e quindi considerare gli impegni assunti sul bilancio, al di là effettivamente assunti. Quindi, se correttamente applico la competenza finanziaria potenziata, in un'annualità avrò l'impegno di competenza che grava l'anno, mentre per la parte che è rinviata agli anni successivi avrò un fondo pluriennale vincolato che non sarà un impegno di spesa, pertanto non rileverà ai fini del limite. C'è stata una domanda in particolare, non ricordo se l'ho riportata in seguito, in cui chiedeva meglio di focalizzare l'attenzione su alcuni indicatori di bilancio, il piano dei conti, gli indicatori da allegare sia sul rendiconto che sul bilancio di previsione, in cui veniva, se voi andate a vedere, viene fatto un rapporto piuttosto che ha un significato diverso rispetto a questo limite, ovvero si fa un rapporto tra spese di personale e spese correnti. Ma dalle spese di personale viene fatto un calcolo andando a togliere il fondo pluriennale vincolato di entrata, aggiungendo quello di spesa, e poi viene rapportato alle spese correnti, depurato dal fondo crediti di dubbia esigibilità. Questo però, se voi andate a vedere anche la descrizione di questo indicatore, ci parla di equilibrio economico-finanziario, quindi fa riferimento ad una dinamica più economica che piuttosto finanziaria, proprio perché va a prendere la parte, sostanzialmente va a prendere la parte di competenza dell'anno precedente di spesa di personale e la va a considerare nell'anno, mentre toglie la parte di competenza dell'anno successivo. Quindi sono due aspetti diversi. Io farei riferimento alla sezione autonomie, facciamo riferimento alla sezione autonomie, in quale espressamente ci dice di considerare gli impegni di competenza applicando la competenza finanziaria potenziata. Un'altra domanda è, ci chiedeva, nel caso in cui rilevo degli errori di codifica delle spese personali, richiamavamo appunto l'attenzione la scorsa volta sulla correttezza, sulla verifica delle spese di personale a livello di piano integrato, di piano dei conti fino al livello 5 e del piano finanziario. In questo senso,
La risposta può essere differenziata, quindi un collega chiedeva: ma se ho rilevato degli errori, cosa posso fare? Beh, se ci troviamo durante la gestione, si possono fare delle variazioni di bilancio, quindi devo verificare il livello, se questi spostamenti modificano la missione, il programma o il macro aggregato, quindi sarà differente l'organo anche deputato a fare le variazioni, oppure se ci troviamo nel corso del rendiconto, ricordiamo che nell'operazione di riaccertamento ordinario la gestione l'allegato 4.2 vi rinvio al capoverso 9.1 in cui ci dice espressamente che possiamo cambiare la codifica di alcuni residui passivi. Quindi in questa fase, se siamo in questa fase di riaccertamento ordinario, attenzione, degli aggiustamenti li possiamo correttamente fare, ci ha consentito dai principi contabili. I residui, ci chiede il collega poi se i residui relativi agli impegni effettuati sulle somme destinate alla formazione come vanno trattate in fase di riaccertamento, e qui ricadiamo nelle regole definite dal legislatore per la formazione, per le prestazioni di servizi in generale. Quindi ci troviamo di fronte a degli impegni effettuati per la formazione, se la prestazione è stata resa e l'obbligazione è scaduta, dovrò lasciarli nell'anno, altrimenti dovrò, se la prestazione è stata resa, addirittura devo necessariamente cancellare questi impegni per la parte non esigibile, e poi chiaramente, essendo la formazione una spesa vincolata, dovrà confluire nell'avanzo di amministrazione, nel residuo di amministrazione per la parte vincolata, e poi eventualmente essere riapplicato facendo attenzione ai vincoli di finanza pubblica. E altre domande. Se la retribuzione di risultato del 2015, ci chiede il collega, non è stata ancora erogata, che faccio? La riporto nel 2017 a fondo pluriennale vincolato o la tengo tra residui? Questa è in realtà una tematica molto ricorrente, perché al di là di quello che si possa pensare, molti enti hanno un certo ritardo nella liquidazione della retribuzione di risultato dell'anno precedente. Per esempio, non si è completato il processo di valutazione. Possono essere le caratteristiche più disparate, vi è un problema sindacale, le cause sono veramente molte. A questo punto io che dovrò fare? Intanto devo cercare di analizzare le ragioni di questa mancata erogazione, ok? Quindi, se mi devo chiedere se nel 2015, immagino che appunto nel 2015 l'obbligazione era scaduta o non era scaduta, è esigibile o non è esigibile, e quindi se la retribuzione di risultato non era esigibile perché, per esempio, non si è completato il processo di valutazione, a questo punto la devo reimputare. Se semplicemente era esigibile e non l'ho, l'obbligazione è scaduta e semplicemente non è stata pagata per qualche altra motivazione, non devo reimputare e devo provvedere al pagamento. Oppure alla cancellazione, se a questo punto si ritiene che non sia più esigibile. E in questo senso ricordo un particolare aspetto che può essere anche utile in questi giorni di chiusura del rendiconto, perché l'allegato 4.2 dei principi contabili, in particolare se andiamo a vedere il punto 5.4, ci ricorda che, a differenza del resto della gestione, mentre gestiamo, quindi creiamo fondo pluriennale vincolato a fronte di un'entrata di natura vincolata destinata alla spesa, quindi in corrispondenza, in occasione del riaccertamento ordinario dei residui, si può consentire anche la reimputazione di un impegno che non risulta più esigibile nell'esercizio 2016. Per
Però il legislatore ci dice che chiaramente deve essere legato ad eventi che si sono verificati successivamente alla registrazione dell'impegno stesso. Quindi ho imputato correttamente il risultato nel 2015 al 2016 e a questo punto mi chiedo, è avvenuto un evento successivo alla registrazione? E che comunque mi consente di poterlo reimputare. Il tempo scorre via velocemente, abbiamo ricevuto anche domande semplicemente, appunto, non riferite forse espressamente alla sede personale, questo però per capire come poi questa materia possa comprendere tutta una serie di aspetti, per esempio il collega chiedeva sulle spese elettorali come vanno imputate, se possono essere gestite ancora nei partiti di giro, ho immaginato per esempio le spese elettorali anche riferite al personale, voi sapete appunto per lo straordinario elettorale, ho immaginato. Io ho richiamato una famosa FAQ di Arconet, la numero 14, che addirittura, che assolutamente ci dice che addirittura in esercizio provvisorio dobbiamo provvedere a effettuare una variazione di bilancio per far sì di poter prevedere gli stanziamenti che magari non erano disponibili nella parte del bilancio effettiva e non assolutamente nelle partite di giro. Poi ecco questo per il collega che in particolare ha chiesto lumi su questo aspetto. Cosa alcuni ecco, chiedevano se le somme appunto da accantonare per i rinnovi contrattuali sono da considerare nel tetto di spesa? Credo che si riferisca alle spese di personale, questo assolutamente no, e è chiaramente già chiarito nella circolare famosa del MEF numero 9. E, addirittura ecco, c'era un collega che ha chiesto se le spese del segretario non rientravano tra le spese di personale, cioè chiedeva una conferma in questo senso. In realtà, su questo aspetto ci sono state numerose pronunce delle sezioni regionali che hanno sempre attribuito la nozione di spesa di personale al carattere della omnicomprensività. E quindi, per esempio, ho citato qua alcune pronunce particolari, per esempio c'era un comune che non, che stessamente la Corte dice che non può sottrarsi al rispetto dei vincoli di finanza pubblica relativi al personale e cui è onere dell'amministrazione adottare moduli organizzativi che consentono nominare un segretario titolare. E quindi, per esempio, la sezione Controllo Lazio con la pronuncia del 2015 addirittura ci dice espressamente che l'aggregato di spese personali è da considerare ai fini del rispetto del 557 vada determinato secondo il principio di effettività. Quindi le spese del segretario sono comprese, ma se a fronte dell'utilizzo di questo segretario vi ho una contabilizzazione della rimborso spese perché il segretario è a scavalco su un altro ente, lo posso detrarre dal campo di spesa, ma il calcolo, il segretario è compreso. Sono state tantissime le domande in questo senso, spero che si possa ritornare su aspetti, c'è tutto un filone di domande che vertevano sugli incentivi alla progettazione, anche alla luce del nuovo decreto legislativo 50, in particolare l'articolo 113 e tutte le altre fattispecie, per esempio avvocatura, se ne entra o non meno nel tetto di spesa anche del fondi, eccetera. Lascio la parola al dottor Canossi, che ha veramente pochissimo tempo, ma ha tantissime domande anche lui che sono intervenute, o meglio a Carla Giorgio. Allora, innanzitutto ti ringrazio Sara, che sei stata veramente abile a razionalizzare la mole di domande che ti sono pervenute e soprattutto a dare delle risposte puntuali
per ciascuna appunto delle tematiche che ti sono state poste. Ovviamente il tempo è pochissimo, noi avevamo preventivato adesso una seconda parte di risposte alle domande di natura più di tipo giuridica, quindi domande relative appunto al regime vero e proprio delle assunzioni previsto dal legislatore. Il dottor Canossi, come ho detto anticipatamente, cercherà di soddisfare qualcuna di queste domande, ma presumibilmente cercheremo di organizzare un successivo seminario dedicato alla spiegazione, quindi alla esposizione di queste tematiche appunto legate al regime delle assunzioni. Lascio la parola al dottor Canossi che insomma, risponderà a qualcuno dei tantissimi quesiti anche oggi pervenuti in chat. Grazie, Sara. Sì, buongiorno a tutti anche da parte mia. La collega è stata, mi permetto di farmi anch'io bravissima, perché è riuscita a sintetizzare tra l'aspetto contabile e quello giuridico tantissime richieste che sono pervenute. Io ovviamente non voglio rischiare di ripetermi, e quindi dato il tempo a disposizione, intanto mi rendo disponibile con IFEL per un'eventuale giornata, un eventuale webinar che io ritengo a questo punto necessario sugli aspetti più tipicamente giuridici della materia, quindi al di là delle questioni di contabilizzazione dei tetti di spesa, perché tra le domande che sono pervenute ce ne sono veramente tante, sono la maggior parte per quanto riguarda gli aspetti di mia competenza e che riguardano soprattutto possibilità di assumere, non in termini finanziari, in termini strettamente giuridici, tempo determinato, tempo indeterminato, utilizzo di graduatorie proprie di altri enti, precedenze soprattutto tra forme di assunzione, mobilità, scorrimenti di graduatoria, bandizione di nuovi concorsi, tutte cose concettualmente purtroppo molto diverse, ancorché molto correlate tra loro, sulle quali l'espressione giurisprudenziale, solo a dire poco, non voglio dire infinite perché infinite è troppo, ma quasi, perché ce ne sono davvero tantissime, ma soprattutto purtroppo non sono quasi mai veramente conformi tra loro. Quindi scegliere se assumere in un modo piuttosto che un altro è diventata materia di estrema delicatezza. Io adesso ho pochissimo tempo, ma magari velocizzando qualche risposta al volo provo a darla lo stesso. Non era possibile sistematizzare la materia non avendo costruito un webinar, cosa che, ripeto, faremo su questa materia, ma davvero sarà opportuno che questa sistematizzazione avvenga, perché oramai uno dei temi che dovrà essere affrontato da qui a poco, anche dal punto di vista legislativo, sarà proprio quello di capire come debbano interagire certi strumenti assunzionali, perché al di là della spesa che ormai ha invaso, no? Un po' tutte le nostre menti, perché adesso parliamo solo di spesa da tanti anni, in realtà, insomma, rischiamo di abbandonare una materia fondamentale che è quella proprio strettamente giuridica, che invece rischia di essere particolarmente costosa, perché il contenzioso in materia di assunzione, di bandizione, di scorrimenti di graduatorie, di mancate mobilità più o meno obbligatorie, è diventato talmente vasto che deve essere affrontato. Ciò posto, do qualche risposta comunque anch'io in tema di spesa, ancorché le domande che ho messo da parte non siano rimaste tante rispetto a quelle cui ha già risposto la collega Sara Zaccaria, però diciamo che a livello generale ci tengo quantomeno a ribadire una precisazione che abbiamo fatto l'altra volta, e cioè che bisogna sempre stare molto attenti a distinguere i tetti di spesa e i limiti di cui stiamo parlando. No, mi aggancio ad esempio a quanto ha appena detto la collega a proposito dei segretari. Dice benissimo lei, e cioè il segretario senz'altro va nella spesa del personale e senz'altro vanno depurate dal calcolo ai fini del comma 557-562 le quote di costo di quel segretario di spesa che evidentemente vengono rimborsate da altri enti quando ci sono convenzioni di segreteria in atto. Faccio notare peraltro che in queste materie, ed è solo un esempio, dovete sempre stare molto attenti a distinguere i tetti di spesa di cui stiamo parlando, come già abbiamo detto in precedenti, ribadito in precedenti webinar, perché un conto è calcolare la spesa,
cioè il 557, il 562 del personale, anche ai fini dei tetti assunzionali, e cioè la spesa del triennio 2011-2013 e quant'altro uscito in materia di cui abbiamo già tanto parlato nei precedenti webinar, altro paio di maniche è, quando capita di doverlo fare, valutare l'incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente. Questione che tende a perdere un po' di interesse perché i parametri prescelti dal legislatore per premiare sono cambiati. Abbiamo a riferimento, come diceva la collega oggi, soprattutto il rapporto dipendenti-popolazione, no? Se siamo sotto il rapporto previsto per gli enti dissestati, abbiamo ampliamenti assunzionali, abbiamo già parlato e quindi non mi ripeto. Però, ad esempio, per l'anno 2016, anno ancora recuperabile, perché la legge, come abbiamo già detto precedentemente negli altri webinar, ti permette di recuperare i resti assunzionali del precedente triennio, no? Il 2016 è un anno nel quale è ancora prevista la possibilità di assumere al 100% delle cessazioni dell'anno precedente, cioè del 2015, esclusivamente per gli enti però che in quell'anno fossero nelle condizioni previste dal decreto legge 90, cioè prima che intervenisse la legge di bilancio dell'altr'anno, che come sappiamo ha fatto crollare al 25% le facoltà di turnover, almeno di regola, no? Là c'era scritto che gli enti che avevano un rapporto non superiore al 25% spesa personale, 25% ovviamente, spesa personale, spesa corrente, potevano assumere personale al 100% già dall'anno 2015. Sappiamo purtroppo che la legge di stabilità dell'altr'anno ha colpito questa possibilità, fino a togliere questa possibilità anche agli enti che avevano conquistato il 100% da allora, diciamo così, a tempo indeterminato, senza ulteriori blocchi successivi. Hanno fatto salvo solo il 2016 per gli enti che fossero già in quelle condizioni. Cosa voglio arrivare a dire? Che quando quell'ente deve andare a calcolare l'incidenza della spesa del personale sulla corrente, non fa alcuna esclusione. Nel caso esemplificato prima, il segretario viene computato esclusivamente, perché questo vuole la Corte Autonomia e si è espressa in materia, esclusivamente dall'ente che ha la titolarità dell'incarico. Per cui se il segretario è il segretario del comune X e c'è una convenzione con i comuni Y e Z, ai fini dell'incidenza della spesa del personale sulla corrente, non computano il segretario, lo computa solo l'ente che ha la titolarità dell'incarico. Diversamente, quando si va a calcolare il 557 e il 56, si va ad estrarre, quindi a scomputare, la quota di rimborso che gli enti fanno su quella convenzione. Così come quando si parla di fondi, c'è una qualche domanda anche sui fondi, capita di dover dire, il segretario ovviamente non ha un problema di fondi, ma era per passare anche ai fondi, capita di dover dire che ci sono somme che a livello di fondi devono essere scomputate, a livello di spesa del personale no, o viceversa, no? Penso all'ICI, no? Ci sono state espressioni dei Corte dei Conti che vogliono che il recupero dell'ICI non stesse nell'ambito della spesa del personale complessivamente considerata, però ci sono anche espressioni dei Corte dei Conti che dicono che quando vai a fare il computo del fondo di produttività dei dipendenti, l'ICI ci debba stare dentro. Sono incoerenze di sistema che la dicono lunga probabilmente sul fatto che siamo di fronte a un sistema che di ordinamentale ha, a mio modesto avviso, non tanto. Perché la coerenza vorrebbe che se il fondo fa parte della spesa del personale nel complesso considerata, insomma, se non calcolo un importo ai fini di quella complessiva, non si capisce come debba stare fuori da un importo che di quella spesa fa parte, cioè la quota del fondo. Non a caso lo sforzo che sta conducendo ANCI in sede di confronti tecnici, non solo tecnici, in questa fase delicatissima di rinnovo del 165 del testo unico, è uno sforzo che punta molto anche a riordinare, nel limite del possibile, sia legislativamente che eventualmente anche attraverso appositi momenti di confronto a livello alto istituzionale, riordinare un pochino i concetti di quote di spesa, soprattutto di carattere accessorio, che possono essere ritenuti al di fuori del tetto del fondo di produttività. A questo proposito, adesso recupero, abbiate pazienza velocemente, ecco. È stato chiesto tra le domande, riguardo gli appunti, ad esempio ancora
se ci siano vincoli sul fondo del salario accessorio 2017 rispetto all'ammontare previsto per il 16. Certo, la domanda è di facile risposta. Ad oggi noi siamo ancora nel regime del tetto di spesa previsto dalle normative che si sono succedute nel tempo anche per il fondo di produttività. Sappiamo che dall'anno 2016 il tetto è diventato la spesa che abbiamo stanziato per il 2015 e sappiamo anche che ancora oggi dobbiamo anno per anno andare a fare la decurtazione del fondo laddove il nostro personale sia calato. Si usano ancora le cosiddette semisomme, no? Le medie di personale. Nel 2017, a legislazione invariata, io dovrei dire, fine 2017, se la mia media di personale in servizio del 16 era 100 e nel 2017 diventa 95, dovrei andare a togliere un 5% dal fondo. Su questo però ancora una volta qualche informazione de iure condendo, come dicono i forbiti, va data perché in realtà uno dei temi su cui si sta fortemente lavorando con ANCI, UPI, le regioni al tavolo conferenza unificata è relativo proprio a questi temi delicatissimi che riguardano il taglio del fondo. Lo sforzo che si sta cercando di portare a casa, adesso è chiaro che prima che ci sia ufficialità non è possibile avere alcuna certezza, sarebbe quello di riuscire a consolidare le risorse del 2016 almeno fino a che i nuovi contratti nazionali che dovrebbero arrivare nell'arco del biennio non vadano a ridisciplinare la materia nell'ambito ovviamente dei limiti di spesa e degli stanziamenti che dobbiamo operare per la contrattazione decentrata in seguito al prossimo contratto nazionale. Quindi, come vedete, la stagione è ancora assolutamente in fieri, è una stagione molto evolutiva, almeno sulla carta. Nel frattempo, però, dobbiamo sapere tutti che le regole che vigono per il momento sono quelle e quindi continuiamo a fare il taglio del fondo. La domanda delicata a cui è opportuno dare una pillola di informazioni riguarda, altro accenno fatto dalla collega, gli importi degli incentivi per la progettazione. Il tema è delicatissimo perché il nuovo decreto sugli appalti, sappiamo che l'articolo 113 ha previsto una nuova disciplina. Ecco, è recentissima l'espressione, mi hanno informato stamattina, devo essere sincero, verbalmente, quindi se le informazioni giuste verifichiamole, verificatela, c'è già una Corte dei Conti e qualcuno mi dice che è già la sezione autonomia che avrebbe detto che le spese per la progettazione a fronte di una disciplina completamente nuova non sarebbero più svincolate dal fondo, ma dovrebbero essere contenute nello stesso. È chiaro che è un accenno che vi faccio perché è importante verificare subito queste cose, ma che andrà approfondito perché io stesso, ripeto, non ho ancora avuto la carta in mano. Però questo non è strano perché in realtà sappiamo che il nuovo codice appalti prevede anche forme di incentivazioni legate non solo al fatto in sé della progettazione, alle opere di progettazione in sé, ma anche al tema delle forniture, degli appalti, degli acquisti e cose di questo tipo. Ora è chiaro che in via generale, laddove il legislatore inserisca una norma nuova che prevede la possibilità di incentivare attività che prima non erano incentivabili, è quantomeno strano, bisogna concedercelo, no? Che a livello interpretativo le corti dicano che le risorse devono essere ricomprese in fondi che sono stati stanziati, abbondantemente bloccati e poi pure tagliati a fronte di attività incentivabili che non erano certo quelle di nuova previsione legislativa. Come vedete, quindi, il tema di cui dicevo prima, cioè il fatto che sia previsto un tavolo di confronto a livello alto istituzionale per capire come interpretare le voci che non dovrebbero essere ritenute ordinariamente del fondo, diventa un tema a maggior ragione importante perché altrimenti incomincerà, e questo credo che sia l'unica cosa che non dobbiamo aspettarci a fronte di una riforma che dovrebbe portare ordine, no? Se no, ricomincerà, e non sarebbe purtroppo una novità, una stagione fatta di rincorse normative di interpretazioni istituzionali della Corte dei Conti che rischiano di mettere in difficoltà gli enti, anziché, e questo sarebbe l'obiettivo vero di questa stagione di riforma, finalmente creare un chiarimento complessivo e consentire agli enti di lavorare senza i patemi d'animo che sono creati da queste continue attese di pronunce che fatalmente arrivano. Per quanto riguarda
perché molto altro non è stato chiesto in termini di fondi e di spesa di salario accessorio. Invece, tutto il tema delle assunzioni su cui abbiamo parlato tanto durante il precedente webinar, devo dire che le domande arrivate sono veramente molto, molto dettagliate. E in via più generale, quindi che di dettaglio, vorrei fare almeno una precisazione, cioè evitiamo accuratamente di continuare a fare rischiose confusioni tra i concetti di cessazione del personale dovuti a mobilità verso l'esterno e invece a cessazioni vere e proprie, il pensionamento, le dimissioni, cioè cessazioni che recidono il rapporto di lavoro. Viene ancora chiesto, infatti, in qualche caso, se a fronte di mobilità si debba o non si debba fare computi percentuali per le assunzioni. Viene chiesto, ad esempio, se tra le assunzioni a tempo indeterminato bloccate si debbano ricomprendere anche quelle, le coperture, insomma, per mobilità volontaria. Ecco, ovviamente no, cioè la volontaria continua ad essere una forma di mobilità completamente neutra dal punto di vista assunzionale. Quindi chi chiede se si può operare un'assunzione, qualcuno l'ha chiesto, ad esempio, durante il 2017 per mobilità in ingresso, a prescindere dal fatto che ci sia stata o meno o debba ancora intervenire una cessazione, beh, la risposta è sicuramente sì. La mobilità si può sempre fare nell'ambito delle proprie dotazioni organiche. In entrata, evidentemente, nell'ambito dei tetti di spesa complessivi 557, 562. Questo è pacifico ormai da tanto tempo. Non vanno imputate al turnover, quindi non c'è un problema di computi 40, 60, 25. L'importante è che stia nella spesa del personale, che evidentemente sia adeguatamente, legittimamente programmata con tutti gli strumenti previsti dal legislatore per i piani occupazionali. Molti chiedono ancora quale sia il destino del 25, del 75%, ne ha già parlato la collega, quindi non voglio tediarvi su questi aspetti. È chiaro che altre domande meriterebbero probabilmente norme di legge capaci di rispondere. Faccio qualche esempio, no? Un ente istituito il 1 gennaio del 2017, altro tema su cui l'ANCI si sta impegnando, no? Il famoso tema delle unioni, delle fusioni, no? Che è estremamente delicato. Mi si chiede, un ente istituito il 1 gennaio 2017 che non ha ancora avuto cessazione, no? Che non ha avuto cessazione nel 2016. Beh, se è stato istituito nel 2017 è difficile che abbia avuto cessazione in quanto tale, perché nel 2016 semplicemente non esisteva. Però mi si chiede, può considerare i resti dei due enti del triennio precedente? Io devo dedurre dalla domanda, che altro non dice, perché è una delle domande fatte velocemente attraverso il webinar, che si tratti di una fusione. Interpreto, no? Ho un ente nato nel 2017 e mi si parla di due enti che avevano dei resti. Ora sappiamo, mi pare che l'abbia già detto la collega, al massimo mi ripeterò, che un ente di nuova istituzione nasce da fusioni, ha alcune garanzie maggiori, diciamo, di incentivazione. Nasco da fusione, posso assumere al 100%, no? Certo, posso assumere al 100% rispetto alle cessazioni che ho avuto in quanto ente nato da fusione. Quindi è evidente che se nell'anno precedente esistevano ancora gli enti da cui io sono nato per fusione, io nuovo comune, potrò utilizzare i resti, e questo è un principio assolutamente, finanziariamente assolutamente sano, ma io credo, visto che la legge non te lo dice, che tu possa utilizzare esclusivamente i resti che erano stati prodotti dalle cessazioni degli enti da cui la fusione è nata, quindi certamente non al 100%, per cui se la fusione nasce da due enti che avevano il turnover limitato, faccio per dire al 25, al 75, quello che è chiaro che io eredito una capacità assunzionale che è limitata a quelle quote, non posso certo fare retroagire il premio dell'intervenuta fusione, che è quello del 100% per le annualità precedenti, lo metterò a regime dal 18. Nel 18 io sono ente che esisteva già, derivante da fusione del 17, le cessazioni del 17 mi varranno il 100%, ma questo per dire che purtroppo da norma nascono domande che meriterebbero altre norme, probabilmente un riordino anche normativo capace di fare veramente anno zero su una serie di problematiche che sono vitali per enti che devono sapere non domani ma oggi se possono o non possono assumere una mezza persona o un intero di personale.
È stato chiesto, e questo lo voglio dire anche sulla polizia locale, l'80%, no? Corre un emendamento, ma non lo abbiamo in mano, nel decreto sicurezza che ancora non è stato convertito, e quindi dopo la conversione vedremo, che prevede la possibilità di assumere l'80% nell'ambito della polizia locale. La domanda è questa: ma io posso fare l'80% anche calcolando le cessazioni di personale che non è della Polizia Municipale? Ora, prima di leggere la norma non possiamo dare una risposta, però in via generale, diciamolo, è chiaro che se il legislatore ti consente di usare una quantità di soldi maggiore per assumere in termini di turnover Polizia Municipale l'80%, ti sta dicendo che di Polizia Municipale in più non ne vuole vedere comunque, giusto o sbagliato che sia, altrimenti non ti darebbe l'80% dei cessati, che è comunque meno di chi cessa. È facile che si debba stare dentro quindi il costo del personale, la spesa del personale che cessa, e farne l'80%. Sempre restrittivi piuttosto che ampliativi nelle interpretazioni, almeno quando non sia possibile in modo chiaro fare interpretazioni più ampie, che oggi però non sono consigliabili perché il legislatore fa tutto meno che ampliare oltre il 100. Il vero tema è: potremo mai assumere più di quanto personale cessa, perché ne abbiamo perso tanto in questi anni? Ecco, questo è il vero tema anche e soprattutto politico, che verrà affrontato, su cui ANCI sta ancora lavorando moltissimo, perché dove c'è virtù ci dovrebbe essere la possibilità di avere un tetto di spesa complessivo, non più dei limiti assunzionali di carattere percentuale. Ecco, io noto che è l'1,5 e quindi dovremo interrompere. Le domande fatte su graduatorie, combinazioni e precedenze tra mobilità, graduatorie, nuovi concorsi, meritano un discorso che ancora prima di domande deve essere fatto di introduzione e di chiarimento del sistema. La promessa è: mettiamo in macchina, no? Mi permetto di buttarla lì, un webinar fatto su questa materia, che quindi per una volta ci porti lontano dagli aspetti della contabilità, no? In modo da depurare anche un po' le menti e tornare a fare un po' di diritto del pubblico impiego, che sia scevro da questi meccanismi di contenimento della spesa che purtroppo, e lo vedremo quando faremo il webinar, hanno finito col condizionare molto anche il rigore interpretativo delle norme prettamente giuridiche, perché il timore di spendere ciò che non si può spendere finisce per far interpretare malamente anche norme che invece giuridicamente avrebbero un altro significato. Vi lascio un po' in sospeso, un po' di suspense. Vedremo presto come parlare di graduatorie e di quant'altro. Grazie Bene, dell'attenzione. io adesso non posso far altro che ringraziare entrambi i relatori, le domande sono tantissime e vi devo dire che la dottoressa Zaccaria e il dottor Canossi avrebbero voluto rispondere anche alle domande che sono pervenute quest'oggi in chat, solo che effettivamente è l'1:30 e non abbiamo più tempo. Pertanto, come dice appunto il dottor Canossi, vi rinviamo ad un successivo webinar che sarà appunto dedicato ad una esposizione, quindi panoramica, considerate i vostri dubbi e le vostre perplessità, diciamo, a questi temi. Quindi continuate a leggere la mail che vi invia la formazione di IFEL, noi abbiamo rilevato il vostro fabbisogno e risponderemo il prima possibile, in misura nelle modalità più adeguate. Buona giornata a tutti, ringrazio ancora la dottoressa Zaccaria e il dottor Canossi per essere intervenuti quest'oggi. Alla prossima, buona giornata.